Buongiorno a tutti, sono Silvia di Scania e oggi sono con Francesco Naso, responsabile dell'area Technology and Market di Motus E. Motus E è la prima associazione in Italia costituita per accelerare il cambiamento verso la mobilità elettrica. Lo scenario di sviluppo del mercato degli autoveicoli al 2030, ipotizzato da Motus E, prevede circa 4,9 milioni di veicoli elettrici. Un ruolo fondamentale sicuramente sarà rivestito dalle infrastrutture di ricarica, che influenzeranno necessariamente lo sviluppo di questo settore. Francesco, ci puoi descrivere gli scenari che voi di Motus E avete disegnato rispetto allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica? Sì, grazie Silvia dell'opportunità. Crediamo che appunto per il 2030 ci ritroveremo con un numero di infrastrutture di ricarica che si aggirerà intorno alle quanto, minimo alle 100.000 o alle 140.000 a seconda delle tipologie di scenario. Di penetrazione capillare delle infrastrutture che vogliamo prendere. Noi abbiamo definito mediamente due scenari: da una parte customer based e dall'altra proximity focused si chiamano. Vabbè, purtroppo usiamo termini inglesi per tutto oggi. Nel primo, diciamo, ci si concentra di più su delle ricariche a potenza leggermente superiore, quindi verso gli 10 kW. E una nascita finalmente, perché la stiamo aspettando, di un'infrastruttura, una rete di infrastrutture di ricarica di alta potenza importante da almeno 100-150 kW, sia sulle autostrade sia sulle strade extraurbane, ma anche in punti focalizzati e selezionati delle città, perché crediamo che hub di ricarica di alta potenza siano importanti anche in città. Questo abiliterà l'utilizzo del mezzo elettrico per le imprese e per le famiglie anche come primo mezzo principale, non solo come chiamiamola seconda auto da città, anche perché le autonomie dei mezzi stanno crescendo e quindi la potenza della ricarica sempre di più sarà polarizzata o verso l'alto o magari verso potenze più contenute. Questo anche perché per l'appunto nello scenario proximity focused, si può pensare sempre di più a delle auto che mentre stanno parcheggiate ricaricano a bassa potenza, quindi con un basso impatto sulle reti di distribuzione all'interno delle nostre città. Allora, grazie mille Francesco Naso per questo tuo prezioso contributo e salutiamo tutti.